It has been a tradition since the days of Paul VI. Every third Sunday of Advent, children bring the figurines of baby Jesus to St. Peter's Square for the Pope's blessing. This year, this endearing event was not missed. Quest'anno siete qui in pochi a causa della pandemia, ma so che tanti bambini e ragazzi sono radunati negli oratori e nelle loro case e ci seguono attraverso i mezzi di comunicazione. A ciascuno rivolgo il mio saluto e benedico le statuine di Gesù che verranno collocate nel presepe, segno di speranza e di gioia. In silenzio facciamo la benedizione dei bambini. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Pope Francis said that the arrival of Jesus is joyful news. Therefore, Christians should not be sad. Pensate bene oggi. Come mi comporto io? Sono una persona gioiosa che sa trasmettere la gioia di essere cristiano? O sono sempre come quelli tristi, come ho detto prima, che sembrano di essere in una veglia funebre? Se io non ho la gioia della mia fede, non potrò dare testimonianza. E gli altri diranno, ma se la fede è così triste, meglio non averla. The Pope gave the recipe for that joy, not to think of oneself and to imitate saints like John the Baptist. La gioia è questo, orientare a Gesù. E la gioia deve essere la caratteristica della nostra fede. Anche nei momenti bui, quella gioia interiore di sapere che il Signore è con me. Che il Signore è con noi, che il Signore è risorto, il Signore, il Signore, il Signore. Questo è il centro della nostra vita. The Pope recommended following the saints' example, who did not seek personal fame, but to lead people to Christ.